Di nome in diretta qui ad After Eight, abbiamo già in collegamento telefonico Federico Buffa. Buonasera. 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 Allora, abbiamo questo il piacere, l'immenso piacere di intervistare un volto così noto della televisione che adesso da un anno si sta dedicando al teatro con questo spettacolo sulle Olimpiadi del 1936, giusto? Sì, corretto. Com'è il cambiamento dal teatro, dalla televisione al teatro? Cambiano i metodi? Com'è nata l'idea di raccontare queste Olimpiadi? Me l'hanno proposto dopo aver visto qualche cosa di quello che avevo fatto in televisione e quando mi è stato detto che cosa volevo provare a narrare barra recitare, io ho detto le Olimpiadi del 36, Emilio Russo e Caterina Spadaro del Teatro di Magliano hanno detto subito sì e loro hanno lo spettacolo per quello che attiene alla parte teatrale, io ho ancora la parte narrativa. Sono 2 ore sul palco, ovviamente è tutto diverso, se stai poco bene come mi è successo a Roma cerchi di far finire il primo tempo, se fossi in televisione diresti signori ci sentiamo tra mezz'ora, vado a prendere un tè e un Advil o che cosa, non so, un Oki. C'è una differenza abissale, però l'adrenalina è 10 volte superiore, perché è vero che tu sei nudo, ma anche vedi, ascolti il respiro di chi ti vede. Buonasera Buffa, un'altra domanda, come sono cambiate le Olimpiadi nel corso del tempo, quindi dal 36 ad oggi? Quelle del 36 sono proprio le prime Olimpiadi moderne e lo sport perde la sua verginità, per la prima volta le Olimpiadi diventano una kermesse al servizio di un'ideologia. E l'Italia nel 34 aveva esordito da questo punto di vista, perché Mussolini ha questa idea e la applica al mondiale di calcio, però i tedeschi con l'organizzazione che hanno e soprattutto con il ministro della propaganda che si chiama Goebbels lo portano al più alto livello mai esistito. E a questo punto lo sport non potrà mai più essere lo stesso, perché lì si è intuito il tremendo impatto che lo sport poteva avere su questioni non eminentemente sportive. Andiamo di corsa, non vogliamo rubarle altro tempo, ricordiamo che potete vedere lo spettacolo domani sera a Varese e il 6 novembre invece a Chiasso. Noi siamo un programma di musica, quanto spazio e che spazio c'è per la musica nel suo spettacolo? Tantissimo, soprattutto nel primo tempo c'è un'eccellente coppia di musicisti, Alessandro Nuzzi al piano e Nadio Marenco alla fisarmonica, soprattutto Cecilia Graniani alla voce, è una cantante che lavora italianissima, che però lavora a Londra e canta in 4 lingue, nell'atmosfera di Berlino degli anni 30 ci pensano loro a portarvi. Buffa, un'ultima domanda, visto che nei tempi moderni le Olimpiadi ovviamente si sono evolute ai giorni nostri, cosa può invidiare l'atletica di oggi a quella del 36? Ah, è caduto il collegamento, giusto? È caduto il collegamento, vediamo se riusciamo a raggiungerlo un'altra volta, intanto ci ascoltiamo il prossimo brano, devo dire che il bello della diretta latinista, no? Beh, tu cosa rispondi tu allora a questa domanda? Visto? No, sicuramente c'è molto da invidiare all'atletica, soprattutto alle storie di che racconta in questo spettacolo. Magari dopo ne raccontiamo noi di cosa si parla nello spettacolo.